La rassegna stampa è offerta da Venerdì 17 giugno, buongiorno a tutti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Lecce News 24, seguiamo gli approfondimenti. Apriamo con il Corriere della Sera, Berlusconi non temo nessuno, la coalizione tiene, gelo di Maroni si vedrà a Pontida. Poi il calcio, i tormenti nerazzurri dopo Leonardo, ora Eto'o tentato dall'addio all'Inter, per lui le sirene del Manchester City. Il governo chiede a Bini Smaghi di lasciare l'incarico della Banca Centrale Europea. Parigi vuole il posto in cambio del via libera a Draghi. Taglio basso antimafia, indagato il numero 2, il magistrato Alberto Cisterna è stato accusato di corruzione da un pentito. Il Messaggero, Berlusconi sfida PM e Lega, c'è solo una maggioranza, Maroni, vedremo a Pontida. Vertice dopo l'inchiesta, P4, solidarietà a Letta. Banca Centrale Europea, scoppia il caso Bini Smaghi, il governo deve dimettersi. Clandestini, espulsioni dirette, immigrati nei centri fino a 18 mesi e allontanamento anche per i comunitari, le opposizioni insorgono. Infine la polemica, croci celtiche nei giardini di Cecchini. Proseguiamo la nostra rassegna con il quotidiano torinese La Stampa, il Premier, governo forte, ma il carroccio lo sfida. Il Cavaliere, i giudici non mi fanno paura e la maggioranza tiene. Maroni, teniamo, si vedrà a Pontida e Silvio ci dovrà ascoltare. Cronaca internazionale, le donne di Riyadh, anche noi vogliamo guidare. Oggi la protesta per il diritto femminile di mettersi al volante. L'adesione resta un'incognita. Passiamo alla pagina locale, il Corriere del Mezzogiorno. Grandi opere, c'è la firma. Alla Puglia 1 miliardo e 700 milioni di euro. Intesa, Regione Governo. Il caso, l'Adoc, uno scempio nel centro storico. Consumatori contro, insegne selvagge. All'interno, Bellavista lascia il carcere per il calcio scommesse, che inferno. Poi per l'ex rettore Ronzo Limone chiesta l'archiviazione. Taglio basso, a Vetrana, Misseri è sparito, poi torna dopo la firma dai carabinieri, non è rientrato in casa per ore. La Gazzetta di Lecce, trasferte in regola, archiviazione in vista per Ronzo Limone, ho fiducia nel lavoro dei magistrati. Politica, voto di scambio a Nardò, denunciato un consigliere, un candidato avrebbe fatto assumere due persone poi licenziate subito dopo le elezioni. Poi la cronaca, indagini, tra Lecce e Verno, l'espedizione punitiva alla festa di compleanno, altri due arresti. Poi il calcio, il Lecce tratta Santa Croce e Gargano, i due calciatori del Napoli. Nodo allenatore, il Pescara non molla il tecnico Eusebio Di Francesco e il Lecce per sbloccare la trattativa offre al Pescara di Amutene. Concludiamo la nostra rassegna con il Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione Lecce, Santa Croce, tesoro sfregiato, la Curia costretta a un'improvvisata messa in sicurezza dopo l'allarme, crolli e fax del Comune. Poi il caso di Ronzo Limone, chiesta l'archiviazione per il PM nessun reato nei viaggi dell'ex rettore. Spedizione punitiva al compleanno, altri due ragazzi arrestati a Lecce, Nardò denuncia contro candidato per voto di scambio. Poi il calcio di Francesco, manca l'ok del Pescara. Passiamo alle pagine interne del quotidiano di Puglia sezione Lecce, ipermercati, stop alle aperture domenicali, sì al ricorso della regione, probabile effetto a catena anche sui piccoli negozi. Economia, Marchionne in visita bis a Lecce e ieri secondo il Blitz in fabbrica, prima i dirigenti, poi gli operai. Il barocco nascosto ai turisti, Santa Croce da salvare, in campo anche il comune, resterà incerottata per tutta l'estate. L'incognita dei Celestini, il sopralluogo lunedì si salirà con il cestello per monitorare da vicino lo stato di salute del palazzo. Isola pedonale, il comune bacchetta le farmacie, piccole concessioni per le bombole d'ossigeno, ma Perrone e l'assessore tirano dritto sui divieti. I viaggi di Limone, archiviate tutto, il PM, nessuna tariffa, tutto documentato anche con foto. Sanità, PET-TAC di nuovo a rischio, Regione e ASL senza soldi. Aggressioni a manette, il Blitz, raid punitivo alla festa, due altri arresti, scovati ragazzi leccesi che avevano picchiato a sangue un coetaneo con catene e spranghe. A scatenare i giovani, uno sguardo rivolto ad una ragazza ed il terzo è già in carcere.
Concludiamo come sempre con la pagina sportiva. Quale Lecce? Tre nomi, tre moduli. La scelta dell'allenatore ristretta Di Francesco, favorito, Ficcadenti e Novellino. A ognuno il suo modo di giocare. E anche per oggi la nostra rassegna termina. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è per il telegiornale. A tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...